Buongiorno Fagnano, eccoci col video di informazione dell'amministrazione comunale del venerdì. Inizia una settimana di settembre che è proprio la ripartenza dell'anno, infatti giovedì riaprono tutte le scuole nel nostro paese, gli asili, le scuole dell'infanzia hanno già riaperto da qualche giorno con i vari inserimenti e non ci resta altro che augurare a tutti i ragazzi e tutte le ragazze, a tutti i bambini e le bambine del paese che iniziano il percorso, l'anno scolastico e il percorso scolastico, un buon inizio e un augurio di una buona fortuna per il loro avvenire. Giovedì, come di consueto, farò il giro per augurare appunto a tutti i ragazzi il buon anno scolastico. La settimana scorsa, sotto il video dell'amministrazione che è stato pubblicato sulla pagina del comune, c'era un commento che riguardava la via Sabotino e alcune criticità che sono state segnalate dai cittadini. Ho parlato col comando di polizia locale, al quale ho chiesto e ho fatto espressa richiesta di come poter risolvere quei problemi, e uno dei problemi che era stato segnalato dai cittadini in quell'area era il passaggio dei mezzi pesanti in una via comunque stretta e con alcuni punti dove anche la visibilità non era perfetta. Pertanto in quell'area verranno posizionati dei cartelli per il divieto di passaggio dei mezzi pesanti. Questa è una risposta ad alcuni dei problemi che sono stati segnalati. Per gli altri, con un po' di tempo, anche per quanto riguarda altre vie del paese che sono sotto l'occhio dell'amministrazione, troveremo delle soluzioni adeguate per rispondere alle problematiche segnalate da tutti i cittadini. Gli eventi del fine settimana, facciamo uno spoiler sulla settimana prossima che ripartirà il caffè con l'autore, e settimana prossima ne parleremo nel video con chi ci sarà. Mentre l'evento del fine settimana è quello che tutti i fagnanesi aspettano ed è la Notte Bianca. La Notte Bianca si svolgerà sabato 7 e si concluderà alla 1 di notte di domenica 8. Le strade saranno chiuse già dalle 17 di sabato e anche tutte le aree dove vedrete sono stati posizionati i divieti di sosta, non si potranno lasciare le auto in sosta. Sono stati creati delle aree di sosta, cioè o meglio ci sono già dei parcheggi, sono stati segnalati appunto dove garantire, dove lasciare appunto le auto per raggiungere comodamente a piedi la zona della Notte Bianca. Ci sono tanti eventi all'interno della serata, tanti spazi musicali, tanti spazi dove poter mangiare, sono stati posizionati anche dei bagni chimici quest'anno in modo da poter cercare di andare incontro a tutte le esigenze di tutte le persone che vengono a questo grande evento. Abbiamo visto che ci sarà posizionato anche dei cestini per la raccolta dei rifiuti come lo scorso anno, e quest'anno anche sembra delle squadre degli addetti che vadano a raccogliere dei rifiuti e a svuotare i cestini in modo che tutti possano lasciare anche l'evento con una certa pulizia e un paese in ordine. Quindi auguriamo a tutte le persone che verranno a visitare la Notte Bianca, che è organizzata dall'Associazione Negozianti Fagnanesi, dall'amministrazione comunale, dalla Proloco e da tante altre associazioni che collaborano, una buona serata, e non mi resta altro da aggiungere, quindi vi auguro una buona serata per la Notte Bianca, un buon fine settimana, un buon inizio di settimana nuova e al prossimo video. Grazie a tutti.